Devo ammettere che la situazione internazionale, per quanto possa sembrare strana, a me che vivo fra la Russia e l'Italia, mi preoccupa moltissimo, perché sono convinto che quanto sta accadendo, questa tensione al centro dell'Europa per i rapporti con l'Ucraina e con il referendum di queste ore in Crimea, cambierà notevolmente i rapporti fra est e ovest e soprattutto accentuerà quella diffidenza verso la Russia che io ho criticato e ho denunciato da molto tempo. Trovo assurdo che quando si parla della Russia o si dice che è un ex, si sottolinea, del presidente, si dice che è uno zar, si parla sempre, che è un paese già comunista, oggi si parla di mafia o di criminalità, con il risultato che conoscendo pochissimo di questa realtà lontana e così ampia, voglio soltanto ricordare che la Russia è 70 volte il nostro paese, ma non c'ha 70 volte la nostra popolazione, appena quasi 140 milioni di abitanti. Quindi è chiaro che un paese di quelle dimensioni, come storicamente dimostrato, abbia sempre avuto una guida forte. E senza una guida forte è impossibile governare e regolare la vita della Russia. Però posso dire, vivendoci ormai da quasi 20 anni, che negli ultimi tempi ho notato un notevole miglioramento nel livello di vita, ma non soltanto a Pietroburgo e a Mosca, ma anche nell'interno. Che ho viaggiato e che ho esplorato abbastanza. Sono rimasto sorpreso, ma devo dire spiacevolmente sorpreso, che il capo missione di un paese alleato e amico come la Gran Bretagna abbia scritto sabato 15 marzo un lungo intervento pubblicato integralmente sul Corriere della Sera, senza nessun commento, in cui dice che la situazione in Crimea dovrebbe preoccupare, destare seria preoccupazione in chiunque abbia cuore o chiunque creda nella democrazia e nello Stato di diritto. Ma io trovo, e poi dirò alcune cose sulle quali mi soffermerò, ma trovo che sia molto grave che un ambasciatore, è vero, di un paese alleato e amico, proprio dell'importanza della Gran Bretagna, faccia una dichiarazione del genere. E siamo continuamente a contatto nei diversi fori, diplomatici e politici. Non abbiamo bisogno, vero, di sollecitazioni, a meno che non ci sia una diffidenza per un motivo che a me sfugge. E poi quando dice, non c'è prima, c'è una manifestazione di concordanza con il nostro nuovo ministro degli esteri, questa signora Federica Mogherini, e chiaramente non è conosciuta da nessuno, ma questo non significa che non sia all'altezza del compito per il quale è stata scelta. E dice che bisogna ovviamente la necessità di impedire ogni escalation e favorire quanto prima la distensione, che è una cosa scontata. Però dice, sento il dovere di sfatare, vorrei sfatare alcuni miti e chiarire alcune informazioni sbagliate. Ora, che il Corriere della Sera pubblichi questa posizione del capo missione britannico a Roma, cioè sfatare alcuni miti e chiarire alcune informazioni sbagliate, è un attacco alla nostra stampa, come se la nostra stampa non fosse libera e non fosse completa nell'informazione. Io credo che in Italia leggiamo tutto e quindi ripete quello che già sappiamo e che è emerso dagli incontri internazionali a Bruxelles come nelle capitali. Fra l'altro siamo alla vigilia, oggi è 16, domani è 17 marzo, domani si riunisce il Consiglio europeo degli affari esteri, quindi a Bruxelles con tutti i ministri degli esteri e già le misure contro la Russia per quello che sta accadendo in Crimea sono già più che accennate. Si tratta soltanto di confermarle, quindi non è che. Allora, invece ci ripete tutte le cose che. Allora trovo che questo modo di fare è lesivo della coesione nell'ambito dell'Unione Europea. Mi ha fatto molto piacere che ieri il Presidente della Repubblica sia andato a Montecassino e a Cassino per celebrare i 70 anni, vero, della distruzione, del bombardamento dell'abbazia e della distruzione della città di Cassino, senza nessuna recriminazione, anzi ha detto dobbiamo mantenere vivo il ricordo, la riconoscenza per quelli che ci hanno liberato. E ha detto però dobbiamo combattere questa ineluttabilità della guerra, perché può essere soltanto distruttiva. E poi ha messo in evidenza come l'aggancio, il riferimento all'Europa unita sia stato proprio, sia la causa, e deve continuare a essere sempre di più, la causa per evitare guerre in Europa.
Già abbiamo avuto un vulnus con l'intervento a suo tempo contro Milosevic, con il risultato che ecco, è uscito fuori, poi il Kosovo ha preteso la sua indipendenza dalla Serbia, è chiaramente un precedente che peserà sulla situazione internazionale, perché non si capisce perché per il Kosovo si può accettare una cosa e non si deve accettarlo per la Crimea. Io ho avuto la fortuna di andare 3 volte in Crimea, in tempi diversi, e posso dire che la Crimea assomiglia a San Pietroburgo, la stessa architettura, lo stesso modo di parlare, cioè il russo che si sente parlare a San Pietroburgo è quello che si parla in Crimea, perché i legami fra la Crimea e San Pietroburgo in modo particolare sono strettissimi. Allora, questo regalo del 54 dato da Khrushchev, che voleva regolare dal punto di vista amministrativo la dimensione e l'organizzazione delle repubbliche socialiste sovietiche, è vero, la Crimea che è passata sotto l'Ucraina è stata sempre mal sopportata. Questo non significa che è giustificato questo referendum di oggi, e vedremo poi cosa farà la Russia. A me ha fatto piacere leggere sempre sul Corriere della Sera che un commentatore della profondità e della serietà di un diplomatico e di uno storico come Sergio Romano ha detto che la politica russa può essere molto dura, può essere dura, ma non è mai avventata. Quindi non è detto che questo referendum, che sicuramente sarà a favore della Russia, poi sul piano politico sarà sfruttato più di tanto dalla Russia stessa, perché da questo a passare a un contrasto quasi militare ce ne passa. Ma leggo con preoccupazione che la Polonia abbia chiesto alla NATO deve intervenire per difendere gli alleati, ma stiamo scherzando? E la NATO come interviene? La NATO è un'alleanza militare, non soltanto un'alleanza politica. Quindi bisogna fare molta attenzione, e quindi vorrei, e trovo anche grave, perché metto questo mio commento in internet, perché ho cercato, e sto ancora cercando, e spero di riuscirci, di far pubblicare quello che è il mio punto di vista. Sono un cittadino senza nessuna più carica pubblica, ma sono una persona che da molti anni mi interesso delle relazioni internazionali, soprattutto con questo mondo nuovo che non conoscevo, perché mai avevo avuto quando ero in servizio all'autorizzazione di andare in Russia, e quindi mi interessava, mi incuriosiva conoscere questa realtà così straordinaria. Io dico che la Russia è parte integrante della nostra stessa civiltà, non c'è differenza. È chiaro che i problemi, da un punto di vista geostrategico e anche geografico, la Russia è un paese euroasiatico, quindi ha caratteristiche europee e caratteristiche asiatiche. Però abbiamo alimentato e abbiamo perseguito senza sincerità un aggancio della Russia alla struttura occidentale per poi dopo mollarla. Ci sono commentatori politici di oltreoceano che mettono in risalto come quando la Russia aveva bisogno del nostro aiuto gli Stati Uniti non hanno voluto darlo. Quindi quello che mi dispiace è vedere che l'opinione pubblica italiana deve essere disturbata da un intervento di un funzionario, di un ambasciatore. Io dico l'ultimo arrivato, certamente non è l'ambasciatore britannico, diciamo, l'ambasciatore britannico non è l'ultimo arrivato, ma non si può consentire a un diplomatico di dire forse questa sarà la situazione più grave di tutta la mia carriera diplomatica. Con tutto il rispetto, ci interessa poco la carriera di questo o quel diplomatico, ma credo che ci deve interessare il rispetto delle forme, della sostanza dei nostri rapporti. Noi crediamo nell'Europa, noi crediamo chiaramente anche nell'Alleanza Atlantica. Faccio anche presente che Roma si è spesa a suo tempo perché Londra e la Gran Bretagna potessero entrare nel mercato comune, contro la Francia e contro altri paesi che erano nettamente contrari. Allora, vedere un diplomatico che si permette di entrare a gamba tesa nella nostra situazione e quasi a prevenire certe possibili distanze, che non ci sono, perché la posizione italiana è molto netta. Ieri il Presidente del Consiglio ha detto con chiarezza col Presidente francese che questa posizione russa è inaccettabile, ma da questo a volere abbandonare il dialogo ce ne corre, e quindi bisogna essere fermi, però bisogna anche tendere a una soluzione non solo pacifica ma intelligente,
rispondente alla realtà e non mortificare una realtà così importante come la Russia di oggi, che viene fuori da una storia drammatica, e basta ricordare soltanto cosa ha dovuto fare per uscire però da questa dittatura. Sempre nelle pagine di Sergio Romano, scritte qualche anno fa, ho trovato una considerazione molto in questo libro sul rischio americano, cioè l'America imperiale e l'Europa irrilevante, e mette in risalto come la Gran Bretagna, avendo un rapporto preferenziale con gli Stati Uniti, crede ancora di poter far sopravvivere il suo impero nell'organizzazione militare dell'Alleanza Atlantica, e mentre l'America, Washington, non si fida degli alleati degli europei del continente per tanti motivi, invece con la Gran Bretagna, per la lingua, per la familiarità della Seconda Guerra Mondiale, il sentimento di appartenenza a una stessa famiglia, si è creato un legame di particolare fiducia, di stretta e reciproca fiducia fra Stati Uniti e Gran Bretagna. Ma questo non deve consentire a nessuno di occupare spazi che non gli appartengono. Quindi mi è molto dispiaciuto questa interferenza dell'ambasciatore britannico a Roma, e trovo anche grave che nessun politico, nessun parlamentare, nessun uomo di governo abbia reagito. Mi auguro che il Presidente del Consiglio, al quale mi sono permesso di scrivere, saprà cosa rispondere nelle sedi opportune. Questo è il mio punto di vista. Grazie.